Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qua pronti a continuare con un nuovo episodio di FIFA 23, la carriera allenatore del nostro Antonino Croce e suo Cagliari. Allora ragazzi, andiamo avanti nella nostra carriera. Abbiamo l'ottavo di finale di Coppa Italia dove affronteremo il Venezia. Quindi finalmente partiremo anche con questa competizione. In questo episodio giocheremo sia contro il Venezia che contro il Torino. In campionato, ricordo che siamo sempre in lotta a livello leggenda adesso per conquistare la triplete. Andiamo a fare la formazione con i quali affronteremo i nostri avversari del Venezia. Allora, metto Nandez titolare al posto di De La Vega, lo faremo un po' riposare. Fuori anche Ravastelia, metto Alvarado titolare. Fuori anche Bernabé, farò giocare Megrì al suo posto, quindi Bernabé lo lasciamo a riposo, in campo anche Rodriguez e ovviamente Traoré tra gli attaccanti. La difesa abbiamo innanzitutto Tomiyasu, una difesa molto stanca, quindi Tomiyasu lo sostituiamo con Dedic in campo titolare. Facciamo uscire anche Mason con Loco, anche lui titolare, fuori Verissimo, mettiamo Østergaard in campo, fuori anche Bella Kotschap e in campo faremo giocare Thiam. Lascio Cragno in porta per avere più sicurezza momentaneamente. La panchina, diciamo, non vedrà molti cambiamenti, diciamo che non è che ci possiamo portare chissà quali giocatori. Quindi ce l'andiamo a giocare in questo modo con una formazione inedita, soprattutto a livello difensivo, visto che abbiamo sulle fasce sia Dedic che Loco. E niente ragazzi, andiamo subito per questo ottavo di finale, dobbiamo assolutamente passare il turno e tentare di conquistare anche questa coppa. Ci siamo ragazzi, inizia la sfida di Coppa Italia. Amici appassionati dell'ascolto, Il benvenuti Venezia a non è da questo sottovalutare. calcio del pass per i quarti di Coppa Italia. Si annuncia la partita di grande livello. Ciò che Intanto dico qua subito a tutti quelli che ci stanno seguendo da il casa, Venezia già se ne segnalo va. per Bravo cronaca gli addetti ai lavori che sono Loco che lo favorevoli alla ferma. vittoria della squadra di casa, che può sì contare sul fattore campo. Questo Allora, perché questa siamo partita favoriti, è dicono, chiaramente una delle più però decisive. a livello leggenda non siamo certamente Spesso il li si top. chiama. Attenzione, ed è calcio di rigore. Bene, iniziamo già alla grande, già con un calcio di rigore appunto. È Nandez che colpisce la palla di mano. Ma io ho visto prenderla di testa, però sappiamo che ormai il gioco è Dedic così. cerca di E aprire le marcature. Non sbaglia il tiro. niente, Cragno non ce la fa. Quindi Venezia subito in vantaggio, ragazzi, come vedete, calcio di rigore. 1-0. Calcio di rigore, subito Venezia in vantaggio. Carlos Rodriguez. E vedete Dedic che cerca di aprire ovviamente esternamente. il Venezia Carlos Rodriguez. è 4 Si aver inserisce in area. fermato, attenzione, niente da fare, riparte il Dedic prova ad andare Venezia, entrante. cerca di recuperare Dedic, Mette tra palla e avversaria. in qualche modo lo ferma, ma è ancora in Si attacco il avvicina al tiro Venezia. d'angolo. Ottimo Mamma tiro dal mia. portiere. E niente, ancora non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Scegli la soluzione Anche perché i ravvicinata. nostri giocatori, non lo Dedic a so, secco. Palla recuperata giocano da molto Dedic. lenti. Prova ad andarsene intanto Rodriguez. Anzi no, è Alvarado che prova l'allungo. Può avvicinarsi alla porta. Qua c'è un Non brutto indica fallo. direzione l'arbitro per il battente. Attenzione perché prova Loco. Efficace il giro palla del Cagliari. Prova calcio E d'angolo. qua Questa volta Nandez. Venezia al Abbiamo pari. La palla sembrava sfiorare il rischiato di portiere pareggiare, però il Venezia Federico vince. Verini. E qua se venissimo eliminati, addio triplete. Anche perché stiamo giocando con una difesa Prova il molto tiro. inedita, attenzione. Occhio. Vabbè. Esattamente. E salgono a più due. Raddoppiano. E Venezia raddoppia, noi andiamo in offensivo, perché a questo Il contesto che è punto cambiato. Ora conducono per 2 reti a 0.
Attenzione qua, Rodriguez prova a fare tutto da solo. Vabbè. Pulito e decisivo sull'attaccante. Provano la palla dentro. Attenzione. Ha il pallone giusto per riaprire la E la sfida. mette dentro intanto. Gol del meno uno, possono ancora crederci. La mette dentro Alvarado. E abbiamo accorciato almeno le distanze. E purtroppo non è facile. Qua è stato bravo McGree col tacco a dare una grande palla per Alvarado. E adesso dobbiamo cercare subito il pareggio. Qua la recupera la squadra avversaria. Attenzione perché ti ha. Occhio all'avanzata. E avanza ancora Castrovilli che tenta di Buona inseguire. lettura su questo cross. La palla rimane ancora a loro. Posizione. Portiere attento qui, va in presa ed evita guai. L'arbitro Dà controlla la anche la palla. punizione, vabbè, ma che punizione ha dato già un rigore inesistente. Dalle un altro di rigore. Tanto ci sei. Qua intanto Castrovilli recupera palla, attenzione, se ne va Castrovilli. Rodriguez. Prova con questo filtrato, può nascere E attenzione perché è arrivato il gol del riesce pareggio. a scalare. Sono stati bravissimi nel recuperare. Rodriguez che fa la bicicletta a terra. E in qualche modo siamo riusciti a portarla in parità dopo aver subito un rigore inesistente. L'ennesimo qua su FIFA. Replay che ci permette di apprezzare meglio È la un posizione gol, di Rodriguez sul insomma, campo. dove potevamo anche evitarlo. Non ha avuto problemi a metterla dentro con una conclusione chirurgica. Va bene così, cerchiamo di fare gol Resta quindi da vittoria, stabilire almeno nel secondo il 2 a tempo. 2 risultato. Tocco interessante in verticale. Tanto qua, bravo Dedic che ferma. Occhio alla ripartenza. Attenzione qua. Attenzione. Efficace il giro palla del Cagliari. Palla che finisce in porzione. E addirittura rimonta. McGree, proprio lui che la mette dentro. Rimonta completata da parte del Cagliari. Il nostro McGree, bravo Traoré, che ha dato un grande assist. Portiere con questa botta dalla media distanza. E Traoré. McGree è riuscito a metterla dentro. Siamo sul 3-2, torniamo un po' in equilibrato. 3-2, partita molto spettacolare. Che per adesso ci va bene come risultato. Qua bravo Nandez. E intanto Termina qui il finisce primo tempo con l'arbitro che il manda il primo tempo, fischio. ragazzi. Finisce il primo tempo. Abbiamo rimontato una partita che stavamo perdendo 2-0. Per adesso non faccio cambi, continuiamo a giocare in questo Secondo tempo, modo. comincia il secondo tempo. Possiamo giocarla un pochino con più tranquillità, anche se Venezia, vedete, è subito molto offensiva. Attenzione a Trovè, che prova ad andarsene. È fermato, attenzione. Possibile gol. Niente da fare. Bravo Tia. Attenzione Traore. Traoré è Palla fermato adesso, attenzione perché spazio per andare in contropiede. prova il contropiede il Venezia, attenzione, Loco è in ritardo. Potrebbe essere il gol del pareggio. Super Per parata di fortuna Cagliari. Cranio ci è intervenuto. Si arricchisce di questo giocatore, mancava solo la firma. Attenzione Penso a sia un obiettivo Rodriguez. davvero giusto per questa squadra. Personalità, Lancia esperienza Alvarado, sono attenzione, fondamentali e Alvarado. anche i compagni impareranno presto ad apprezzarne le qualità dentro e fuori dal campo. Prova a farla filtrare. Riceve E palla attenzione dentro. perché ancora arriva un gol. E Ed è del Cagliari. Ed esultano i giocatori sardi. Vanno tutti ad siamo applaudire sul questo gol. 4-2. McGree.
Il protagonista è lui. Purtroppo questa stagione non gioca quasi mai e per fortuna qua in Coppa Italia al posto di Bernabé dimostra il suo valore. Facciamo un po' di sostituzioni, faccio riposare Castrovilli e a questo punto faccio entrare proprio Fred in modo che possa riprendere un po' C'è un cambio nel Cagliari. il camp, Sì, poter parte tornare a l'arbitraggio, riquadra la situazione. giocare, anche Fred che mancato per un po' di tempo per squalifica. Ripeto, la partita non è ancora finita, intanto qua Maigret insegue il suo avversario. E attenzione perché si ripropone ancora in attacco il Venezia. Mamma mia. Ietibi è pronta ancora No, per errore intanto Castrovilli. di Nandez che sta giocando un po' Pari male. Cagliari e Torino. Credo che lo sostituirò a breve. Differenza. Io ho apprezzato Anche Thiago molto sta l'azione facendo un bel po' di di Castrovilli. errori. Attenzione qua. Non C'è la ribattuta. ci sono conseguenze, però. E ancora Rodriguez questa volta. Stiamo un po' subendo adesso, un po' troppo. Stiamo perdendo palle Lascia scavalcare la difesa. evitabili. Cerca il varco giusto. Occhio al E volo. poi Attenzione, c'è fuorigioco, fuorigioco. fuorigioco, Situazione fuorigioco. offside. In effetti il fuorigioco era netto, non Era poteva fuorigioco, essere. quindi torna a casa tua. Allora facciamo un po' di cambi, facciamo uscire Hernandez, che lo vedo in difficoltà, metto Correia al suo posto e faccio uscire anche, ma io direi di far uscire anche Alvarado, che ha giocato bene, metto in campo Ravastelia e come ultimo cambio fuori Traoré metto Gnonto. Occhio Quindi Gnonto ultimi verso la cambi. porteria. Abbiamo fatto un po' di cambi. Carlos Rodriguez. Avanza Rimessa in Fred. orologio, dovrebbero esserci sorprese. Padroni di casa con un ampio vantaggio. Attenzione qua. Devastazione del cornicione, Piero. Hanno preso il controllo Vabbè, ma era dell'area e sono rientrato da riusciti a fuorigioco, inseguirlo. su. Non si accontentano di Era poterci rientrato. avvicinare. Questa è la mentalità. E finora direi che ci stanno riuscendo in pieno. E comunque la vittoria ormai si avvicina in questa prima partita di Coppa Italia, quindi siamo ai quarti quasi. Sempre se non succede qualcosa all'improvviso. Occhio al tiro. Il portiere C'è distratto. Cranio. Molto semplice. C'è Cranio che interviene. Fred. Bravo Fred. Ancora Maigret. Sbaglia però Lascia questa spazio volta. all'avversario. Attenzione. Lancio con i giri giusti. Il portiere distratto. Attenzione. Miseria personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà proprio Ancora un stato errore. Qua abbiamo perso una brutta palla. Attenzione. Mamma mia, Fred, poi Palla perde rimbalzata palla. da qualche avversaria. Esulta il portiere E perché gli ancora il assist nostro verso la Santo porta Cranio che sono decisivi. interviene. In molti avrebbero preso gol da quella distanza. La mette in area. Rinvio così così, attenzione. Attenzione, proviamo ad andarcene. Palla. E qua Si mette purtroppo bene abbiamo sotto perso ancora pressione. palla. Non c'è norma del vantaggio, dunque fischio Ok, c'è dell'arbitro. punizione per noi. Ok, attenzione a Correia che ha una buona opportunità. Attenzione, Opportunità, è tagliata fuori dal palo, fermato. ha allontanato il pallone. Fermato proprio alla fine. È finita, Ecco ragazzi. invece fischio che mette fine al match. E Ora il invece c'è Cagliari solo passa il Antonio. turno. Mi aspettavo molto da questa Passa parte. il turno il Sono Cagliari. rimasto deluso, Pier. E siamo ai quarti di finale, una rimonta ottima dopo la brutta prestazione, soprattutto in campionato contro la Fiorentina in cui abbiamo perso. E a quanto pare passa la Fiorentina, passa l'Udinese, passa anche il Monza che ha battuto il Napoli, credo. E quindi avremo chissà quale avversaria nei quarti di finale. Grazie per aver accettato di rispondere alle Ok, nostre successo domande. netto per qualifica al turno successivo. Quali sono le sue impressioni? Abbiamo giocato
Sono felice della prestazione, facciamo così. Maigret è stato il protagonista assoluto di questa vittoria. Domenica, come giudica? È stato straordinario, ovviamente. Bravo Maigret. Vittoria 4-2, le è piaciuta? Di nuovo la stessa domanda. Possiamo fare ancora meglio, quello sicuramente. Liberiamo il mister. Ok ragazzi, andiamo alla partita successiva. Intanto c'è posta in arrivo, offerta di trasferimento per Castrovilli di addirittura 38 milioni e mezzo. Ragazzi, io lo venderei, però come ho detto voglio tenere lo zoccolo duro della squadra per puntare alla triplete, quindi per adesso rifiutiamo questa offerta. Credo che ne arriveranno altre per Castrovilli, ma va bene così. E avviciniamoci ragazzi alla prossima partita di campionato dove affrontiamo il Torino. Abbiamo 15 punti di vantaggio sul Milan che è seconda. Abbiamo già perso due partite a livello leggenda, ma ci sta. E ovviamente abbiamo poi Roma e Inter distanziate di 17 punti, addirittura di 20 la Juventus. Posta in arrivo, offerta di prestito per il Correa. Naturalmente anche Correa è un giocatore che al momento dobbiamo rifiutare la loro richiesta. C'è intanto la partita contro il Milan spostata, quindi importante. E ragazzi, Torino è decimo in classifica, credo. Andiamo a farci un po' la formazione, anche perché diciamo che rispetto alla partita di andata, o meglio della partita di Coppa Italia, faremo un po' di sostituzioni. Quindi Nandez lo lascio titolare per questa sfida, faccio riposare Maigret, recupero Bernabé, lascio il resto della squadra invariata, tranne il fatto che faccio riposare Dedic e faccio tornare in campo Tomiyasu, faccio uscire anche Tia con il rientro di Bella Kotschap, fuori anche Loco con Mason titolare. Quindi lascio Østigard in campo, il resto della squadra è quindi invariata e andiamo ragazzi a giocarci questa sfida contro il Torino. Non sarà facile, il Torino come potete vedere gioca addirittura con un 3-4-2-1, ma è molto offensivo, quindi dobbiamo stare molto attenti. Vediamo un po' se comunque conquistiamo una vittoria. Ci siamo ragazzi, inizia la sfida contro il Torino. Rientra tra i titolari Bernabé. Con questo incontro, sfida che mette di fronte Torino e Cagliari, sfida di cui si è detto e scritto molto alla vigilia, si è parlato anche troppo. Ora ci siamo, speriamo che le due squadre possano offrirci uno spettacolo all'altezza. Qua intanto Rodriguez perde, fa un errore, attenzione perché il Torino riparte. E qua Tomiyasu è stato anticipato e attenzione perché il Torino non se la fa dire. Mamma mia, Cragno, che miracolo! Attenzione, Tomiyasu perde palla, male, male Tomiyasu. Mi sta un po' deludendo Tomiyasu. Guarda questo, chi è andato a pescare da solo. Può contare E sull'aiuto di attenzione uno dei suoi perché. compagni. Potrebbe provare il tiro. Intervento fondamentale. No! Possono passare in vantaggio. Mamma mia, come l'ha Finisce sbagliata! di poco sul fondo. Avevamo recuperato palla, Ha la ma. distanza, ma appoggiala, no? Carlos Rodriguez. Cagliari che si presenta al match di oggi con il primato del rendimento fuori casa. Questi ragazzi sembrano proprio non sentire il fattore campo. Sono 10 le vittorie ottenute su 10 partite giocate, equivalgono al miglior rendimento esterno del campionato, a dimostrazione di una squadra che riesce a esprimere il proprio calcio. Vediamo qui in ottima posizione. Attenzione perché trova intanto, mentre ci dicono che le abbiamo vinte tutte fuori casa, ma qui trova e la mette dentro. E Cagliari è già passato in vantaggio. Bene così. L'assist Questo rigore è riporta ancora praticamente di tutto il Rodriguez che fa un campionato. altro assist grandioso. Sempre a dimostrare che Rodriguez, come trequartista, non ha avuto la fortuna di giocare sempre titolare, però è uno di quei giocatori che, ragazzi, se fate una carriera ve lo consiglio, perché è veramente forte. Attenzione qua, bellissima palla per Nandez che la sbaglia. Solo sferato, si rammarica per l'occasione persa. Nandez, Cagliari che ritorna in difesa errore. avversaria.
chissà che non possa essere l'inizio della riscossa per loro. Allora, ragazzi, c'è da dire questo, che abbiamo visto un po', credo tutti, la questione che riguarda il nuovo gioco di calcio. Palla col contagiri. Attenzione, intanto con questa azione, qua vedi, questa Grande intervento di Mazzarri. fermato. Dicevo, il nuovo gioco di calcio, EA Sport FC. Attaccano con più elementi. Può essere il pallone giusto. Qua ha tentato Palla dentro. Traoré. Può far male qui. E poi Vincenzo ancora sfrutta Traoré. proprio vantaggio. Grande prestazione. Non si arrende il Cagliari. Si porta su 2-0. Dicevo, EA Sport FC 24 che uscirà a settembre e noi andremo a Questo fare una risultato nuova carriera è una cosa anche buona e non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. lì. Quindi aspettatevi Il per pareggio che il accade periodo di dopo 22 minuti settembre reti a zero. una nuova avventura, ovviamente non sotto FIFA, col titolo di FIFA, ma Lascia sul posto il proprio avversario. tanto qua Un'occasione Castrovilli evidenziale questa. riesce in qualche modo a Grande recuperare intervento del palla. portiere del Cagliari. Vedi come si divertono quando giocano. Continuano a creare occasioni. La palla gira velocemente. Infilano la difesa avversaria come un coltello nel burro. La No, sei differenza parlato però troppo consiste nel presto, ho fatto che sbagliato l'avversario Traoré. stesso rischia di finire in goleada. Possibilità di Tanto contropiede. attenzione perché avanza il Torino, ancora Palla qui. Castrovilli Attenzione che nel recupero. interviene molto bene. Quando si mette Castrovilli fa sempre delle belle giocate. Attenzione Positivo di qua, tattica. mamma mia che Palla palla dentro. per Traoré. Che la mette ancora dentro, Tripletta, hat-trick. tripletta di Traoré, grandissimo, 3-0 ragazzi. Non ce n'è per nessuno questo Cagliari. Qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale, a tu per tu con Bravissimo Mazzarri. Rodriguez e bravo Traoré. Si Lavoro tecnico sta nelle conclusioni di formando partita. una coppia d'attacco inedita, Rodriguez e Traoré. Comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Traoré che onestamente l'avevo acquistato Prova con la l'accesso. speranza che potesse essere il sostituto ideale di Martin, che ormai aveva superato i 30 anni e visto l'offerta l'abbiamo mandato via, ma Piano, salire la non squadra. è stato così nella prima stagione. Quindi è arrivato in cattedra. La conclusione al volo. La respinta, ma il pallone è ancora lì. Vabbè, bella coccia se mi fai queste respinte. Attenzione qua. Williams potrebbe Mamma trovare mia, lì Marzak un po' troppo la mira. dicevo, è esploso poi ovviamente Gnonto che è diventato titolare, C'è il segnale dato è finito il dell'arbitro. primo Il tempo tempo, continua, il buon momento. e ha fatto fin qui molto bene titolare. Intanto vediamo poi i risultati, perché la Lazio vince, il Napoli vince, la Fiorentina pareggia, non sappiamo gli altri risultati. Non faccio cambi per adesso, rimango Palla con giocata sul primo pallone. i stessi giocatori. Mi aspetto che vadano un po' via qualche giocatore. Intanto guarda questo come è riuscito a passare. Tomiyasu sveglia. Williams, Bravo cross murato da Mazzarri, Tomiyasu. Bravo, però un pochino più fuori, tiro reattivo. laterale. Bravo ancora Palla lontana Tomiyasu. dalla bandierina. E vedete che il Torino sta ovviamente cercando di Palla messa in mezzo, accorciare le prova a passare, va distanze. male qui. Williams, nulla da fare, palla che non Tanto riesce a sbagliano. penetrare. La posizione era interessante, il tiro sembrava buono, Pierre, ma sfortunatamente per lui è uscito di poco. Mi chiedono la linea, cambiano qualcosa nel match day della Attenzione Lazio perché Chelsea. proviamo. Prima rete del match per l'Hellas Verona. Il Attenzione, bella tedesco Erling palla. Haaland è tutto solo. L'azione non è ancora finita. E qua attenzione, niente da Mazzarri, fare. determinante il difensore qui. E la palla la recuperano loro, Pellegrini attenzione. potente sulla conclusione di poco fa, la parata è pazzesca, l'ha tolta letteralmente dalla propria porta. I tifosi qui in tribuna erano già pronti a esultare. Sarà calcio di punizione a favore del Toro. Ok, c'è un Lazio che fallo cerca del di nostro recuperare il pallone Østigard, perché però questa è insomma. l'ultima. Mette il pallone in mezzo. E Straordinario vabbè, stacco di testa. a questo giro di testa l'hanno messa dentro. Rivediamo l'azione di gol. Gran parte del merito va all'autore del cross. Difesa Palla un dentro, ha po' lasciato scampo al portiere.
che non è riuscito a fermarlo. Qui Traoré addirittura a cercare di fermarli. Attenzione, Rodriguez fermato all'ultimo, voleva fare uno dei suoi gol. Attenzione qua, Traoré è troppo lento, tra poco lo faremo uscire, che stiamo sbagliando un po' di passaggi, di tiri finali. Qua bravo Tomiyasu che in qualche modo riesce a fermare il nostro avversario e poi Rodriguez ha tentato un passaggio di prima. E attenzione perché Torino comunque ci crede. Mamma mia, grande Santo Cranio. Andiamo a farci un po' di cambi perché stiamo subendo un bel po'. Allora facciamo uscire innanzitutto Nandez che insomma... Mettiamo Correia al suo posto, faccio uscire anche Castrovilli mettendo Fred e faccio uscire anche Traoré mettendo Gnonto. Quindi facciamo queste tre sostituzioni. Tifosi che appaiono rinfrancati prima della battuta di questo corner e questa è l'occasione giusta per riaprire il match. Nessun problema qui. Qua Mason ha messo fuori, va bene così. E attenzione perché Torino si ripropone. Attenzione. Il pubblico vorrebbe la conclusione. Guarda lì come è andata a recuperare quella palla. Bravissimo, bella coach-up. I numeri dicono di un Cagliari che oggi fa fatica a tenere la palla. Ma se poco fa. Attenzione a questa bellissima palla per Alvarado, fermato. Non c'è fallo, dice l'arbitro. E vabbè. Alvarado stai uscendo anche tu perché stiamo subendo. Qua l'ha messa dentro. Allora se ci fanno la rimonta è davvero incredibile. Sì. Allora facciamo un po' di sostituzioni, mettiamo Isacco in campo e facciamo uscire anche Alvarado che si è sbagliato qualcosa di importante, facciamo le ultime due sostituzioni. Ci siamo un pochino rilassati, forse anche troppo. Ieri pronta ancora per il campionato italiano con la Serie A, gara che vedrà impegnate Torino e Udinese. Tanto qua Isacco sono rimasto colpito dal modo di intendere il calcio dei due tecnici, entrambi puntano molto alla sostanza. 5 minuti al fischio finale con un gol che divide le due squadre. Buono il pallone filtrato. Attenzione qua, se ne va Ravastelia. No, l'errore ancora una volta. Qua Ostigard non riesce a fermare l'avversario, attenzione. Occhio alla difesa perché ha scoperta opportunità. Fred non riesce a fermarlo, poi si ritorna. Siamo riusciti a recuperarla. Attenzione a questa palla. E vabbè, Tomiyasu era nettamente in fuorigioco, però è finita. Finita ragazzi, abbiamo vinto anche questa gara contro il Torino, bella vittoria. La Lazio ha finito con vincere, il Napoli anche, la Fiorentina ha pareggiato. Vediamo un po' cosa ci dicono, non capita tutti i giorni di segnare tre gol, Traoré è un esempio, quindi bravo Traoré che ha fatto tre gol, avete vinto di nuovo, crede che il Torino si sia risparmiata, è merito dei ragazzi ovviamente, avete vinto anche se la squadra del Torino è riuscita a chiudere il gap nel finale, cosa intende migliorare la fase difensiva, dobbiamo essere più concentrati in partita, quello sicuramente. Perché ci è capitato che ci siamo un po' rilassati. Allora, ragazzi, vediamo un po', c'è qualcosa in chat. Ed è Rodriguez, grazie per avermi concesso la possibilità. Ok, apprezziamo il tuo impegno, bravo Rodriguez. E vediamo, siamo alle fasi finali del mercato. Vediamo un po' se ci chiameranno qualche giocatore che non ci serve.
Noi di acquisti non ne andremo a fare, stiamo a completo così come stiamo. Intanto offerta per Cranio. Allora, Cranio è assolutamente incedibile, soprattutto per l'Inter, soprattutto per quanto riguarda l'Inter. Intanto la classifica credo che sia rimasta invariata. No, ci abbiamo ancora. Vabbè, avanziamo ancora di un'ora perché ancora non ci dà la conferma. Vediamo se ci sono novità. Offerte di prestito per il Pons, per Pons con diritto di riscatto andiamo a delegare questa offerta con un prestito di 2 anni, no, prestito breve, va bene così, vediamo un po' il prestito breve se accetta Pons che ha già rifiutato qualche offerta e vediamo ragazzi, il nostro mercato probabilmente l'ultimo mercato su FIFA 23. Che si sta per chiudere, offerta di trasferimento addirittura ragazzi per Bernabé 74 milioni che ci chiede il Chelsea, ma Bernabé è assolutamente intoccabile, quindi rifiutiamo. Bernabé è stato uno dei grandi acquisti di questo Cagliari e avanziamo ancora, vediamo un po' se qualcun altro ci viene cercato, qualche giocatore che è in prestito o in vendita. Questo non ci interessa. Offerta di trasferimento per Traoré, già ce l'avevano fatta di un'altra squadra, adesso è Bayern Monaco, ma noi dobbiamo rifiutare perché Traoré è uno di quei giocatori, infatti ce l'aveva chiesto addirittura lo Sporting, credo che sia. Quindi rifiutiamo l'offerta del Bayern Monaco, Traoré rimane con noi per cercare di vincere la tripletta e vediamo le ultime 5 ore di mercato. Offerte di prestito con diritto di riscatto ancora per Pons, deleghiamo anche questo, mettiamo un prestito di solo di un anno, ve lo facciamo un prestito di un anno in questo caso, tanto l'altra offerta è diversa e vediamo se accetta Pons, così se ne va. Tanto siamo sempre alle ultime battute, non c'è nulla, ultime 3 ore di mercato, ragazzi, noi non faremo più mercato. Offerta di trasferimento per la Lazio ci ha fatto sapere disposta a offrire Salvatore Esposito più un conguaglio di 37 milioni e 300 mila euro per Abdou Isacco. Ma Isacco, ragazzi, è assolutamente incedibile. Ci chiedono anche Østigard. Allora, innanzitutto volevo vedere un po' il giocatore dello scambio, che tipo di giocatore è un CC. È anche abbastanza lento per avere 25 anni, quindi ragazzi, rifiutiamo ovviamente l'offerta della Lazio, non lo daremo mai. E poi c'è l'offerta per Østigard, 28 milioni e 900 mila euro da parte dell'Aston Villa, rifiutiamo anche questa offerta. Avanziamo con le ultime 2 ore. Ok, ultima ora di mercato, attenzione. Si chiude il mercato, l'ultimo mercato con il Cagliari terminato. Vediamo un po' la classifica perché dopo 23 partite, ragazzi, abbiamo ben 18 punti al momento in vantaggio sul Milan che ancora non ha giocato e 20 sul Roma e Inter, 21 sulla Lazio, 23 sulla Juventus, ma non hanno giocato nessuno, quindi avviciniamoci. Tanto andiamo alla posta in arrivo, resoconto sulla primavera, mercato che si è chiuso. E avanziamo alla prossima sfida. Intanto c'è un'altra offerta per Castrovilli di 43 milioni e 300 mila euro da parte del Siviglia. Quindi Siviglia ci chiede Castrovilli. Abbiamo rifiutato inizio stagione, come potete vedere là sotto, 80 milioni di euro da parte del Real Madrid. Cioè il Real Madrid ci aveva offerto a inizio stagione 80 milioni di euro per lui e noi per 43 milioni ovviamente non lo diamo al Siviglia, mi dispiace. Quindi vedete, un giocatore è arrivato a parametro zero tra l'altro. Intanto avviciniamoci alla sfida contro il Milan. Intanto offerta per Bernabé 64 milioni e 400 mila euro per l'acquisto del Siviglia che punta adesso su di lui, ma Bernabé è uno di quei giocatori intoccabili, abbiamo già rifiutato i 74 del Bayern Monaco, quindi rifiutiamo anche questa, quindi ci dispiace per gli altri, la nostra squadra va compatta verso il titolo. Classifica aggiornata, abbiamo 15 punti di vantaggio sempre sul Milan,
sull'Inter che è terza adesso sono 17 punti e 19 invece sulla Roma che è un po' scesa, 21 sulla Lazio, quindi sostanzialmente non cambia il gap con il Milan, affrontiamo proprio loro nella prossima partita, ma noi per adesso ci fermiamo qui per questo episodio. Ragazzi, abbiamo vinto la nostra prima sfida di Coppa Italia, siamo ai quarti di finale, quindi ci avviciniamo a conquistare una coppa che non abbiamo mai vinto e non siamo mai andati lontano, anche perché abbiamo giocato con le riserve, quindi speriamo che a questo giro di portarla anche a casa. Abbiamo battuto il Torino in campionato, siamo ancora primi, non abbiamo fatto più mercato, si chiude ufficialmente il nostro mercato perché questa è l'ultima stagione che andremo a fare, quindi non abbiamo acquistato nessuno, nessun altro se n'è andato, almeno al momento. Se vi è piaciuto questo video, quindi ragazzi, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo, nonostante diciamo il fatto che negli ultimi tempi non escono tanti video per questioni lavorative, ma ovviamente cercheremo di ritornare alla normalità. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, sul canale Twitch e la pagina Facebook, troverete il link in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio di FIFA 23 e la carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Cagliari. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti!